Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Contro la tua volontà? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Questa è bella. Che lavoro fate e chi guadagna di più? Vabbè, ma questa non c'è. Ma che domanda è? Ovvio che guadagna di più il signor Buzzini, cioè, nel senso, dottor signor Buzzini. Cioè, ragazzi, laurea triennale magistrale in Bocconi, mica. Flashback. End of flashback. Beh, che lavoro fate invece? Allora, io lavoro in un'azienda nel reparto ufficio acquisti. Quindi impiegata? Impiegata a ufficio acquisti. Da pochissimo, quindi è una cosa nuova. Sì, esatto. Molto contenta. Azienda innovativa, non posso dire il nome. No, i nomi non si fanno mai. No. Io sono il responsabile di bilancio di un'azienda che è controllata da una holding, quindi io seguo tutta la parte di bilancio. Cioè faccio da zero a il bilancio che viene depositato in Camera di Commercio di questa azienda. Più tutte le cose varie ed eventuali, giornaliere, eccetera. Però la mia responsabilità principale è questa. Cioè fare un bilancio dove non ci sia falso in bilancio, se no poi... Bene, quindi signor Buzzini tra poco prenderà il Porsche. Speriamo. Comunque adesso questo, però prima facevo un altro lavoro sempre, prima un altro ancora, cioè a me piace cambiare, un po' come le scale in Harry Potter. No, così sembra che hai fatto altri lavori, sembra lo stesso lavoro ma in altre aziende. Sì, più o meno sempre lo stesso lavoro, ho iniziato da fare il revisore contabile in una delle Big Four, che non saprà nessuno cosa sono le Big Four, però vabbè, comunque ero in una di queste quattro società che sono le quattro più grandi al mondo. Dopodiché sono andato in un'altra multinazionale sempre a fare quello che sto facendo adesso e poi da 2 anni ho cambiato di nuovo. Poi Luna ci piedi, guarda che siamo già andati di qua e le ho già finite. Luna esci piedi, calze di Batman bellissime, comprate io. Bene, quindi ho contattato anche queste cose. Questo è interessante. Quanto vi allenate e da quanto tempo? Allora, qua c'è cioè da aprire una parentesi perché a causa Covid abbiamo smesso di andare in palestra. Però no, non è che abbiamo smesso di andare, hanno chiuso. Hanno chiuso e quindi ok. Però possiamo dire quando ci allenavamo in palestra tutti i giorni. 5 su 7 / 6 su 7, 6 magari in inverno dove nel weekend non c'era granché da fare, esatto. 5 durante tutto il periodo estivo. Esatto, quindi 5 o 6 giorni a settimana per un'ora e mezza. Sì, più o meno. Ecco. Da quanto tempo io seriamente, cioè con questa cadenza, ho iniziato nel 2012, quando mi ero appena mollato con la prima tipa. Non ci interessa. Ah, invece è rilevante. E ho detto, adesso vado in palestra, divento enorme. Ma non si possono dire queste cose, ci sono i bambini. Ma metterò il beep. Però quello che vi posso dire è che funziona. Pazzesco. Cioè non so come fa. Sì, ma qua vogliamo vedere le scale. Questo è next level. Alle scale. Bene, ok. Mentre io ho iniziato ad allenarmi seriamente da quando ho conosciuto lui, quindi da 3 anni. È solo che un anno l'ho perso perché è causa Covid e quindi mi sono allenata per 2 anni con lui e niente, dopo causa Covid ho perso tutto quello che avevo fatto. Ma adesso che riapriranno le palestre diventerò come prima. One week later. Si intravedono anche gli addominali?
Beh, il panorama non è male. Meanwhile. Bene, poi. Moto dei sogni? Allora, mi piacerebbe la 09 come moto dei sogni. La moto però più dei sogni, irraggiungibile, è la BMW S1000RR. Che è leggermente scomodo per fare quello che facciamo, ma... Però... tanto cuore. Quando ne vedo una... Eh sì, io, boh, cioè nel senso, alla fine è quella che ho comprato, quindi di solito quando prendo una cosa è perché è proprio quella che voglio, se no piuttosto non la compro. Cioè, se avessi voluto un'altra moto di sogni, avrei comprato un'altra moto. Quindi, ho capito, per ma me non vuoi spendere, cioè, nel senso, la BMW costa tipo 20.000 euro. E poi, comunque, non è la mia moto di sogni perché con tutti i chilometri che facciamo in moto, dopo 2 ore non ho più polsi. Vabbè, ma, quindi, ma se la vedi è bellissima. Ho capito, cioè, ma bellissima. Per me, la cosa dei sogni è quella che mi serve e che è meglio per me in un determinato momento. E per me, la moto migliore in, quel, in questo momento qua era la 09. Ho capito. E non è che, come qualcuno dice, mi hai preso la 09 perché costa 3.000 euro in meno della Street Triple. A parte che con tutta la roba che c'è su costa più di una Street Triple. E poi non l'ho comprata per quello. L'ho comprata per la posizione di guida e per il motore. Ma poi la Street Triple mi piace. Ma chi se ne frega, è irrilevante. Ma cioè, sembra che qua, sembra, ti fanno sempre i conti in tasca, no? Ah, l'hai comprata perché, a parte che quanto l'ho pagata non lo sapete e non l'ho pagata poco, in più c'è su un botto di accessori che costano un botto di soldi e quindi non è stata una scelta dettata da quanto costava, è stata la scelta che volevo fare. No, anche perché dovete sapere che il signor Buzzini, se volesse, potrebbe comprarsi immediatamente un Porsche, però è tirchio, quindi... No, è che non mi serve, capito? Siccome non mi serve non lo compro, però potrei, ma non mi serve... Potrebbe, ma non li spende. Quindi, cioè, nel senso, adesso è la 09, magari tra 2 anni la moto dei sogni sarà un'altra, però era quella, secondo me. Poi ce ne sono altre che mi piacerebbero, però, cioè, mi piacciono tante cose nella vita, ma non è, cioè, sempre ero convinto, quindi per me è quella. Ma sì, bisogna anche vedere che cosa ti serve, ovvio che... Non vado a comprarmi... Cioè, per dire, ti piace il Panigale? Sì, è bellissima da vedere. Ma non lo compro. Il Panigale è la tua moto dei sogni? Probabilmente sì, se andassi in pista. È la tua moto dei sogni per fare dei viaggi? No. No, perché non posso farmi 1.000 chilometri in 2 giorni su un Panigale. Potrei magari farmi su e giù dalle Alpi 1.000 chilometri, però scendo spaccato. Non è la moto giusta per fare quelle cose lì. Quindi... Però direte, perché non hai preso un Tracer? Perché non mi piace, come le moto turistiche non mi piacciono tanto, come forma, dimensione, eccetera. E quindi la scelta è stata quella. Una domanda semplice che racchiudeva un mondo. Esatto. Poi? Ma secondo te la domanda chi dura di più in che senso era? Ma non so. Chi dura di più dove? Sulla moto? E i giri li facciamo uguali. Chi dura di più a letto? Ovviamente una donna non ha una durata, la metti lì e... Cioè, nel senso, potresti durare all'infinito. Non ho ben capito a cosa era riferito, quindi... Passiamo oltre. Diciamo 50-50. Mm. Questo è interessante. A Luna piace andare dietro la moto facendo da zavorrina? No. Cioè, non è che non mi piace, mi fa schifo. Secondo me è un po' come quando a uno piace guidare e sa guidare e si mette al lato del passeggero anche in macchina. Cioè, o dormi o ti rompi le palle. In più, non hai il controllo del mezzo, quindi non mi piace neanche a me stare di fianco quando... Cioè, tranne con l'una sulla Y, se devo fare dei brevi spostamenti, se no se devo fare un viaggio preferisco essere io a guidare, che so... Come sto andando, so come guido, so l'attenzione che presto nella strada, che non stare di fianco X ore a una persona, anche se fosse mio padre, non mi piace. E quindi stare dietro in moto è peggio ancora, neanche puoi dormire. Esatto, no, non mi piace fare da zavorrina, mi piace guidare perché
dopo vedo tutti i pericoli, mi agito, gli tiro i pugni. No, è vero, cioè se uno sa guidare, stare dietro o da parte non è il massimo. No, esatto, mi annoio, quindi no.